Allora, oltre a essere una giornata uggiosa, oltre a avere tutti sui giornali, come sapete, almeno 20 articoli su questo benedetto coronavirus, per cui la signora Marianna Tiozzo Cainasso, c'è un ulteriore motivo di disagio perché stamattina sta subendo una cosa molto triste. Sì, abbastanza triste, in quanto sono figlia di Walter, Tiozzo Cainazzo, e ho due fratelli, Giovanni e Francesco. E per 17 anni sono stata in aiuto alla famiglia per la tragedia anche che abbiamo subito, sono anche orfana di madre. E li ho aiutati in casa, ho fatto tutto quello che una figlia amorevole potesse fare e anche una sorella, perché ad uno addirittura ho fatto addirittura da madre. E ben questo lo può sapere la gente, il vicinato e tutto il resto, che qui nei dintorni di casa mia, siamo in via San Marco, io sono stata per 20 anni in questa casa e oggi che succede? Succede lo sfratto esecutivo. Tra poco arriverà l'ufficiale giudiziario in cui io perderò la possibilità di vivere nella casa dove sono sempre stata con mia figlia, perché premetto che ho una figlia, farà 20 anni quest'anno e mi trovo in queste condizioni nonostante mio fratello non ne abbia bisogno. Sì, perché chi fa lo sfratto, mio fratello mi ha chiesto lo sfratto, mi ha chiesto lo sfratto mio fratello Francesco. E aiutato, coadiuvato anche dal secondo fratello, perché gli è stato donato l'appartamento in cui vivo. Premetto che mi era stato dato incomodato d'uso gratuito da parte di mio padre, avendo una figlia me l'aveva dato all'epoca, invece adesso abbiamo pensato di I tuoi toglierlo. fratelli non hanno figli. I miei fratelli non hanno nessuno dei due figli. Ma senti, scusa se ti interrompo, ma diciamo non ci sono altri appartamenti, so che c'è la legittima, so che ognuno dei figli avrebbe il titolo comunque a un terzo se dovrebbe essere, se non vado errato. Sì, quando morirà mio padre. Quindi tutto questo potrà avvenire solo ed esclusivamente quando morirà mio padre, per carità. Questo lo so che c'è, però attualmente io mi trovo in una condizione che almeno un po' da almeno 5 anni che combattiamo anche legalmente per questa cosa, in quanto tale la legge più di tanto preserva il fatto che mio padre, essendo ancora vivo, ha diritto di fare quello che vuole dell'appartamento. E quindi se l'ha donato a mio fratello Francesco, lui appunto ha avuto la possibilità di poter far questo e l'ha fatto. Ma io vorrei capire una cosa, Mariana, ma cioè, i tuoi fratelli ti hanno fatto lo sfratto, ma non è che loro non hanno di dove abitare neanche loro? No, no, la possibilità c'è. Infatti l'accordo era che io dovessi rimanere in questa casa fino a che ne avessi avuto bisogno e attualmente ne ho ancora bisogno, mentre mio fratello più piccolo, Francesco, doveva rimanere a casa con mio papà, attualmente è ancora residente lì, per quello che ne so Quindi io. c'è l'abitazione dove vive tuo padre, che vive uno dei tuoi fratelli, poi c'è un Sì. altro appartamento. Poi c'è un altro appartamento, quello dove vivo io, fino ad oggi, E sono dove ho due. vissuto sono due, e in più c'è il terzo appartamento che ha regalato all'altro fratello più grande, Giovanni, dove vive solo lui. Premetto che questi sono tutti e due single, uno è accompagnato, mentre l'altro no. E nessuno di loro ha figli. Chi ha veramente urgenza e qui ha una figlia sono io. Ovvio che devo precisare anche un'altra cosa, che il fatto di essere madre single, madre sola, come si dice, non ha influito molto bene su tutta questa situazione, perché sono dovuta sempre arrangiarmi e il fatto che ha pesato tanto, penso, anche sulla mentalità di mio padre. In cui proprio non mi è venuto più di tanto incontro, se non con il fatto di questo comodato d'uso che poi, come si vede oggi, si è rimangiato la parola. Premetto che questa cosa l'aveva anche già aveva detto anche in questura una volta quando è successo un episodio, aveva già detto che avrebbe sistemato tutti e tre i figli, ma non l'ha fatto perché l'unica che non ha nulla intestato, ma niente di niente, sono io. Mentre la possibilità c'era, hanno tentato anche altri familiari di riappacificare la situazione, ma si è incancrenito tutto fino a che appunto siamo arrivati allo sfratto. Sono venuta qui da voi,
ho chiesto questo a voi perché voglio che soprattutto queste mentalità, che siamo oltre, siamo ormai nel 2020, si debbono fermare, perché una donna non deve subire queste cose, perché è libera anche delle relazioni. Non è giusto, perché a me è capitato la sfortuna di non avere un compagno che mi aiuti per sempre, come magari ne hanno altri. Devo anche precisare che tutte queste diatribe legali hanno portato ad una mia situazione economica abbastanza precaria, nonostante io sia una docente e che quindi sia una docente a tempo indeterminato. E ciò, diciamo, influisce ancora, perché avendo una figlia da mantenere, ventenne ormai quest'anno, la cosa non è che mi giova molto, ecco. Preciso che è l'unica nipote che ha mio padre, e quindi questo fatto dell'essere madre single non ha giovato sulla mentalità e su tutta la situazione, ecco. E poi il fatto era che c'erano degli accordi e non sono stati mantenuti, né quelli verbali e neanche quelli in presenza anche di altri, tipo l'autorità, quando è successo. Non potevo più rimanere in casa con loro, nonostante io ho aiutato mio padre, ho aiutato in tutto per tutto, ho cresciuto mio fratello Francesco, perché ho fatto da madre. Pensate a tutte le faccende domestiche, magari penserete che è giusto che una figlia aiuti, certo, ho aiutato, ma non è giusto che una figlia rinunci neanche alla propria vita affettiva. Io fin da ragazzina ho sempre vissuto con un padre padrone, alla fine.